volevo rispondere velocemente a Migliore. Perché non ci si può affidare di Renzi neanche su questo tema? Perché proprio riguardo al tema degli esodati, e io ricordo su tutti una questione che il Parlamento ha votato all'unanimità, che era quota 96, di cui ormai siamo a quota 100 e 106, basta. Esatto. Per la precisione. Noi su quell'atto facemmo una risoluzione parlamentare. Io ero la prima firmataria, ma per puro caso, perché si lavorò trasversalmente tra tutti i partiti. Votata all'unanimità. Ma anche il Renzi presa sulla Renzi, caro Migliore, come non fu così, perché Renzi aveva promesso che quella risoluzione finiva DEF e legge di stabilità. Questo non è successo, così come è successo per quanto riguarda i lavoratori cosiddetti usuranti, ossia i lavori usuranti, scusatemi, quindi l'esempio che facevi tu prima dei macchinisti. Quindi come ci si può fidare di Renzi se anche di fronte a atti parlamentari unanimi ha fatto marcia indietro? La battaglia che stanno facendo oggi gli esodati, piuttosto che altre realtà lavorative, penso alla battaglia dei lavoratori dell'AMS di Fiumicino, che ora verranno cacciati e mandati a casa perché questo governo ha deciso di fare una politica industriale di delocalizzazione o di svendita alla Germania. Questi temi a Renzi interessano poco, perché lui è convinto che tanto con la mancetta che darà, ricordo che dobbiamo ancora rispondere alla famosa sentenza della Consulta sul... Abbiamo risposto. Sì, no, ma i soldi non li abbiamo dati, cioè gli abbiamo fatto il regalino dei 500 euro, no, quindi con queste mancette Renzi pensa di risolvere il problema. No. I problemi non si risolvono così. Allora, un momento.